Buongiorno, oggi è mercoledì e io sono in crisi perché probabilmente questa sera verso le 6 devo fare il septum, cioè dovrei farlo, ormai ho preso appuntamento per farlo. Cioè io sento che voglio cambiare qualcosa e penso che lo farò. Mi sono decisa, non avevo più cambiare idea. Comunque sono tornata con i fantastici vlog, yuppie! Adesso sono le 3, vedo se fare qualche TikTok dato che sono in casa da sola. Faccio un pochino di compiti perché ho una verifica, sarà difficile venerdì. E poi mi prendo su a piedi, vado da un mio amico. E poi insieme a lui mi accompagnerà e andremo a fare il septum. Oh mio Dio, oh mio Dio! No, vabbè, no, vabbè, che ansia. Raga, I do it, ce l'abbiamo fatta. Ah, niente, appunto sono andata in questo negozio della mia città. Sono stata appunto con il mio ragazzo. Ve lo posso dire, vabbè, ve lo svelo in questo vlog. Tutti gli altri non lo sapranno, chi guarda i miei vlog invece lo saprà. Siamo andati là, mi è arrivato ovviamente stratardi. Abbiamo fatto tutto di fretta, tutto con l'ansia. Diciamo che non è stata una cosa tanto tranquilla, un'esperienza un po' traumatica in certi luoghi, però va bene. Ci ha fatto compilare il modulo perché io sono minorenne. Nel modulo c'erano scritte ovviamente tutte le precauzioni, come quando fai il vaccino, e può venirti l'AIDS, l'HIV. E un'ansia che non avete idea. Che mia mamma mi ha messo un'ansia assurda, quindi stavo tremando. Io già avevo ansia che mi è salita tutta praticamente prima di andare. No, il mio ragazzo non è neanche potuto entrare, quindi ero da sola con il piercer, che meno male era simpatico. E niente, appunto, mi ha fatto stare sul lettino, tutte varie precauzioni, tutto vario sanificato, insomma, wow. È che non senti niente, non ho sentito male. E mi piace un sacco, sono super soddisfatta perché è esattamente quello che volevo, cioè io mi guardo e dico mi piace un sacco, quindi questa è la situazione. Alle 9 di sera, è un po' tardi, io filmo in tutte le condizioni ormai, lo sapete. Ok, già avevo un pochetto di cose da fare ragazzi, cioè questa è una vera influencer, questa, altro che quelle sempre fighette, cioè io ho anche detto vabbè dai inizio a farmi un po' più bella per i vlog, di trucco, ma no, non ci riesco, I'm so sorry. Quindi cade di nuovo in queste condizioni. Oh mio Dio, ok. Oggi ho un po' di cose da fare, sono riuscita a integrare quasi tutto. Nel senso che sono andata a scuola, ho un po' studiato, sono andata da Matteo. Nel frattempo però ho anche fatto un po' di attività perché mi sono sempre mossa a piedi. In più, sono andata da Matteo, ho fatto il septum dentista, adesso sono qua. Sono le 9. Oh, ditemi che anche voi programmate la vita in base ai vostri capelli. Devo stare qui con i capelli sporchi perché dovevo andare ad allenarmi. E invece balza perché, uno, ho il ciclo. E quindi Matteo mi ha detto, vieni da me, eccetera, eccetera, quindi vado da lui. Buongiorno, mi sono svegliata un'ora in ritardo, adesso mi finisco di preparare perché sono in pantaloni corti e poi vado a scuola. Un'ora in ritardo. Vado a scuola. Una giornata abbastanza tranquilla, però raga sono in felpa e si sta benissimo, viene da piangere, che bel clima. È tutto bene, tranne che ho sognato che tipo mi si staccava, però nice. Sto da casa a pranzo e poi devo capire come organizzare oggi. È venuto il ciclo ragazzi, finalmente, cioè finalmente, è venuto in anticipo di un po' di giorni, ma sono strafelice perché è la seconda volta che mi viene, e appunto regolare, è venuto regolarissimo, cioè in realtà tipo in anticipo di una settimana, però cioè top, quindi vuol dire che forse sono finalmente uscita dalla menorrea, non lo so, ma forse sia. Eccomi, io mi sono data una veloce sistemata, mi sono cambiata perché adesso ho intenzione di andare a fare una camminatina post pranzo di riflessione, dato che c'è un mega sole e voglio sfruttare la cosa appunto prima di iniziare tutte le varie cose del pomeriggio. Mi sono cambiata e ho messo questa tuta che è bellissima. Forse me l'avevate anche già vista, comunque ci sono i pantaloni che io ho fatto su sia sotto che sopra perché appunto è modellabile l'interno, lo potete tenere tranquillamente anche così, dipende se vi piacciono più alti, più bassi, più larghi o no. Il body super bello, aderente, appunto è fantastico e la cosa che amo di più è questa righetta qua, però ovviamente non è trasparente, un po' a costine, super bello, e poi la felpa che è diventata la mia nuova felpa preferita da mettere anche soltanto con qualsiasi look, ad esempio soltanto il body con dei jeans per uscire, è una tuta straversatile, quindi io follemente innamorata, ve l'ho già fatta vedere per intero, poi è perfettamente, cioè in palette con i miei occhi, è troppo mia, questa tuta è troppo mia, è di Oceans Apart e ne approfitto per farvi vedere altri due set con cui io mi trovo benissimo. Un altro set che sto usando un sacco tutte le volte, più o meno che mi alleno, è molto sobrio, infatti in palestra non mi guarda mai nessuno e si tratta di
questo set qui che si faccio vedere. È il Belisa set, è tutto completamente rosa. Questo vi ho dato invece agli allenamenti, ovviamente, perché appunto è attillato, sotto c'è un top che regge davvero tanto, mi piace un sacco. Il tessuto, come vedete, è tipo uno zebrato, ma è fucsia, adatto per me, infatti io, come vedete, poco ossessionata con il rosa. I leggings che aderiscono, non sono trasparenti, hanno questa linea molto bella nel lato B. La magliettina sopra e il top si adattano molto bene a tutti i corpi. Io ho un S sia sotto che sopra. Anche questo set, questo è bellissimo. Anche questo mi piace tantissimo per i vari allenamenti. Si compone sempre del leggings e del bra, ma principalmente in realtà uso il bra per uscire, abbinato ad esempio ad un jeans barra pantalone un po' più sobrio. Appunto, non sembra un top sportivo. C'è anche la sua fantastica felpa, che tralasciando che a me questa fantasia zebrata fa impazzire, si può tranquillamente regolare con il laccetto. È bellissima pure questa. Io, tutti questi completi che vi ho fatto vedere li potete trovare sul sito appunto di Oceans Apart, vi lascio il link nella mia info box. Io mi trovo davvero molto bene, ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutte le taglie, qualsiasi cosa. Questo qua è il mio codice con cui potete avere un completo interamente in regalo, non sto scherzando, totalmente in omaggio, quindi utilizzando questo fantastico codice che ho io soltanto per voi, potete avere uno dei fantastici completi di Oceans Apart in omaggio. E ora vado davvero a camminare perché si sta facendo tardi. È bellissimo. Poi sono arrivata a casa, ho studiato un po' perché entro domani c'è verifica di fisica, mi hanno appena detto che forse la rimamma, non si capisce niente. Ora sono tipo le 4:20, mi do una sistemata, mi preparo e vado da Matteo. Penso di andare a piedi, così cammino un altro po'. Non ho capito se poi stiamo fuori, andiamo a casa sua, non ho capito cosa facciamo. Lo capiremo intanto che la giornata va avanti. So che c'è ancora bel tempo e sole, quindi sicuramente vado a piedi e starei anche ancora un po' fuori, almeno fino alle 5, quando inizio poi dopo a fare un po' buio, un po' più fresco. Io metto le cose su Vinted, mi dite che non mi trovate, mi chiamo federica.checkin. Vi metto anche sempre il link nell'info box. Ok, dopo tipo 15 crisi su cosa fare oggi, cosa fare della mia vita, se sei deciso? In tuta, però va bene, non ho voglia di vestirmi bene. Adesso metto il posto il tutto. Appunto oggi in teoria avevo dei piani diversi, ho fatto un po' il contrario. Vabbè, cosa devo dire? È andata così oggi. Domani devo assolutamente fare tutte le cose che non ho fatto perché ho rimandato. E magari vado a fare una corsetta domani pomeriggio o in palestra, adesso vedo. Allora, ve l'ho detto, il male zero. Cioè, nel senso che avevo tantissima ansia, stavo morendo di ansia, non potete capire, ero proprio totalmente spaventata perché ho visto tutti i video in cui il procedimento è quello che ti infilano una pinza qua, la tirano in avanti e poi prendono l'ago e te lo passano così e poi ci passano lo septum. E quindi io ero totalmente nel panico perché vedi quei video lì e poi io sono strasensibile su queste cose, quindi ciaone. E quindi non è il caso, mi bloccava di più. E il tipo stracarino e gentile mi fa: guarda che è una zona, cioè è uno dei piercing che fa meno male. Che tu dici, boh. Oh, aspetta che mi giro magari alla luce. Così. Su. No, è sotto. Boh, tu dici, boh, fa meno male? Fa meno male? E io vi assicuro che non fa davvero male. Cioè, tipo, io ne ho trovato uno che è stato super disponibile, gentile e tutto. Quindi comunque questo ha aiutato un sacco perché non era grezzo. Cioè, mi ha detto, guarda che adesso vado, questa è la pinza. Cioè, è stato stra tranquillo. Ma secondo me tutti sanno mettere il proprio agio. Cioè, comunque se è il loro lavoro, sanno come trattarti. Quindi, niente, male zero. Vabbè, un pochino quel coso. Cioè, io tipo, mi fa, adesso ti metto la pinza, io ho chiuso gli occhi, ero tipo così, è passato, è durato 5 secondi, ho sentito un attimo tipo che passava, ma un male totalmente sopportabile. Forse ho sentito più male per i buchi alle orecchie, non lo so, però appunto non mi ha fatto male e di per sé neanche stanotte, neanche oggi non ho avuto male, non mi fa male. Mi è capitato di andarci contro, strusciarmi perché mi dimentico di avere e fare così, 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 però vabbè, non sento neanche tanto male. È un pochino storto, vorrei girarlo, ma non ci riesco, devo ancora capire come ruotarlo e tutto. Devo ancora capire. Per i primi 3 giorni non devo fare niente. Tipo tra 3 giorni devo dare il suo spray per curarlo. E la cura è un po' difficile per me. Adesso ho messo su Instagram un box in cui rispondo alle domande e magari metto la cartella in evidenza e la chiamo septum, così se vi interessa potete andare a vederla. Se anche voi state pensando di fare il septum potete andare a vedere. E niente, per il resto mi piace, sono felice. Adesso mi faccio la doccia e basta. Buongiorno.
Oggi c'è il sole, un'altra bellissima giornata. Adesso colazione e poi scuola. Oltre a quello che vi ho fatto vedere, ho mangiato anche un gelatino. Raga, è un'ossessione con i gelatini schifosi. Non li devo più comprare perché ne mangio uno ogni sera. Che vabbè, non è che ci sia male, perché alla fine sono piccoli, non sono dei propri gelati. A livello calorico saranno tipo 100-150 calorie. Bello se le temperature rimanessero queste, ma adesso rimane bello fino a domani che è sabato e poi viene brutto. Buongiorno, sono tornata a casa da scuola, oggi come ho detto è venerdì. Ora devo un attimo resettarmi perché il programma di oggi appunto è quello, come vi ho detto, di adesso tornare a scuola, fare questo progetto, poi andare direttamente in pop, poi penso che tornerò a casa, mi darò una sistemata generale e andrò in centro perché tutti i miei amici oggi escono e la mia indecisione era vado in palestra o mi alleno, cioè mi alleno o esco. Escono tutti, ho detto dai, è venerdì. E niente ragazzi, sto stratralasciando, cioè io non mi riconosco più, la Federica di un anno fa mi guarderebbe e direbbe ma chi cacchio sei? Corsettum con un ragazzo senza occhiali che non ti alleni più. L'anno scorso la priorità era soltanto allenarmi, quest'anno allenarmi è tipo sceso qua, la priorità è essere felice. Sono molto cambiata, devo dire, sono molto molto cambiata. Vabbè, sappiate che sono un po' di fretta, in più mi si sono intrigate 50 collaborazioni che non erano previste, quindi non lo so. Ok, wait a date a minute. Ciao a tutti, salto temporale. Allora, sono le 5, io ho finito i pop, sono tornata a casa, mi sono fatta una doccia perché ero sudata a marcia, vi giuro c'è un caldo becco. Infatti spero finisca. Adesso mi do una sistematina super easy, fast, veloce ed esco. Devo fare 2-3 commissioni fuori in un negozio di Ferrara che mi ha chiesto tipo di prendere una cover da loro. Insomma, devo fare una piccola commissione così e comprare i salvaslip, so che vi interessa molto. E non so se riuscirò a farlo, ma vedremo. Poi probabilmente faremo aperitivo, ma non ho appunto fatto merenda apposta per l'aperitivo. E basta, ora vado. Buongiorno, oggi è sabato e ieri non ho più firmato niente. Oggi è grande tragedia perché è finito il mio cappuccino. Quindi mi sono fatta del latte e adesso ci metto tipo questo. A me non piace il latte. Alla fine ieri non ho più firmato, ma... sono andata in centro, sono stata fuori tipo fino alle 8, poi alla fine come previsto Matteo è venuto qua e abbiamo cenato insieme con anche mia mamma, però vabbè. Poi siamo stati fino alle 11 e poi dopo ero morta, quindi eccomi qua. Allora, ieri sera, dopo che è andato via Matteo, mia mamma mi ha tirato fuori una coppetta di gelato enorme che ho mangiato e sono andata a letto. Quindi stamattina sono svegliata con tipo il gelato qua, però va bene. Gelatozzo tattico prima del weekend e... perdermi la carica per affrontarlo e non esagerare in questo weekend, appunto. È stato bruttissimo a scuola. Sono strapresa male. Ok, ho appena fatto una collaborazione. Adesso ho pranzato, ho fatto un po' di robe. Devo finire di mettere un po' a posto la camera perché è incasinata. Devo editare questo video. Alla fine non sono andata al mare perché dovevo fare troppe cose intrigate, quindi niente. E al posto di andare al mare andrò al parco con Matteo sempre e tutto un gruppo. Quindi adesso finisco di fare un po' di cose e poi si va. Io ho le mie solite crisi, non so cosa mettermi per andare al parco perché comunque fa caldo, ma è quel caldo che tra un po' diventa freddo. Ce l'abbiamo fatta uscire l'outfit che è questo, cioè va a San Brodo. Sono in controsole, ma vabbè, ce l'abbiamo fatta, adesso raggiungo gli altri. E niente, la fortuna è che il parco è attaccato a casa mia, quindi ci metto tipo 5 minuti. C'è stato un salto temporale e nel frattempo sono andata al parco, mi sono dimenticata di filmare tutto, mi sono appena fatta la doccia, sono le 7.50, alle 8 dovrei essere il compleanno. In realtà no, abbiamo deciso di arrivare un pochino dopo perché alle feste si arriva sempre dopo, una regola non scritta. Solo che in 10 minuti devo tipo fare un sacco di robe. Vabbè, adesso devo assolutamente scegliere cosa mettermi, il make up in realtà, cioè, easy. Sono un po' in crisi perché, vabbè, al parco urbano non ho filmato niente perché ero molto arrabbiata con lui. Che ragazzi non mi considera, cioè voi siete fidanzati, cosa devo fare con un ragazzo che non mi considera? Boh. Che cacchio metto raga, porco due, che cacchio metto? Ok, più o meno puntuale, vi faccio vedere brevemente l'outfit,
Ho messo questo vestito qua dopo tipo 3 ore che stavo capendo cosa mettere. Adesso metto il cappotto e devo volare. E ho i tacchi. Temeraria. Buongiorno, oggi è domenica e finisco qua questo fantastico vlog. Stamattina sono andata a fare colazione, poi ho fatto un picnic, insomma, domenica molto carina. Mi sarebbe piaciuto portarvi pure questa, ma ero già arrivata a 15 minuti di video, raga, quanto parlo e quanto sono logorroica. Quindi ho detto, vabbè, dai, questa ieri risparmiamo. Oggi mi sono un pochino truccata perché volevo avere un po' di autostima. Adesso vado di nuovo al parco e pure oggi farà schifo, indovinate, farà schifo pure oggi perché pure oggi non verrà considerata minimamente. Noi vogliamo morire, sì. Vabbè, nel dubbio mettetemi un pollice in su per supporto morale per questa sfigata che una volta che si fidanza ne trova un idiota e basta. Che io poi non penso che tutte le persone che probabilmente vedranno i video e mi conoscono potrebbero... Vabbè, un bacione.